Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Con noi oggi Aurelio, ha 58 anni. La prossima settimana abbiamo deciso di effettuare un impianto di protesi idraulica tricomponente. Aurelio è da parecchio tempo che soffre di deficit erettile, ha provato tutte le terapie, però le terapie con i farmaci orali non rispondono e quindi ha preso il coraggio, speriamo che abbia preso il coraggio, di effettuare questo tipo di procedura chirurgica. Ci racconti brevemente, Aurelio, la tua esperienza e perché hai deciso di effettuare questo intervento? Perché l'età che ho, ho provato alcuni farmaci, non posso che posso vivere così. L'unica, se questa è la strada giusta, io la voglio percorrere così, mi voglio fare una vita sessuale ottima. Senti, psicologicamente il deficit erettile che cosa ti ha comportato? Ti porta, sei demoralizzato, stai sempre giù di morale, nervoso, stai con la partner, con la moglie, non stai in ottimi rapporti, quindi sei molto giù di morale. Che farmaci hai provato a prendere? Ho preso Cialis, Viagra, Levitra, ho pure altri farmaci, ho dispensato, però... Non funziona. Il problema è a ottenere o a mantenere l'erezione? A ottenere e pure a mantenere, quello è il problema. Mantenere proprio e mantenere proprio poco. Niente. Sì. Senti, come hai saputo della protesi? Ho visto su Facebook il professor Antonini che sono andato a vedere, ho sempre seguito queste cose. Ho visto tutti altri pazienti che hanno fatto la cosa e poi sono fatto un appuntamento e sono venuto da lui. Senti, quanto è stato importante vedere altri pazienti che hanno... mi pare che abbiamo anche visto, visto un paziente con la protesi, sì. Quindi questo ti è servito? Sì, serve, perché comunque c'è un po' di tensione, un po' di paura, che è una cosa nuova. Però ti rassicuro, vedendo altre persone, ti rassicuro e stai più tranquillo. Bene, quindi sei tranquillo? Tranquillo, dottore. Va bene. Sei di Salerno? Sono di Salerno. Va bene, ok. Allora, aspettiamo tutti i nostri amici di Salerno. Intanto pensiamo a far rinascere Aurelio la prossima settimana, siamo pronti, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.